benvenuto a tutti voi che ci seguite. Il nostro giornale Daily Cases in partnership con la Lega Italiana dei Diritti dell'Uomo e Lido Internazionale sta realizzando una serie di interviste che sono approfondimenti su temi di interesse generale con personaggi autorevoli del mondo della scienza, della tecnica, professionististico e sociale, con questo format che noi abbiamo chiamato Daily Flash. L'argomento di oggi è il Made in Italy nel mondo e ne parliamo con l'avvocato Paolo Zagami, titolare dello studio legale internazionale Zagami Law, che ha anche una sede a Londra oltre che in Italia, che si occupa prevalentemente di tutte le questioni legali riguardanti i rapporti tra privati e società appartenenti a differenti ordinamenti stranieri. Buonasera, avvocato Zagami, e benvenuto tra noi. In Buonasera, grazie per l'invito. questo incontro è con noi oggi anche Gianni Pezzano, scrittore, giornalista italo-australiano e caporedattore di Daily Cases per la sezione dedicata agli italiani nel mondo. Grazie di essere con noi, Gianni, e del tempo che ci stai Un dedicando. piacere e un saluto a tutti. Allora, entriamo subito nel vivo. Avvocato Zagami, lei dopo gli studi si è concentrato sul diritto internazionale e sui rapporti di scambio tra l'Italia ed altri paesi, a partire dagli Stati Uniti. Qual è la visione che già da studente aveva e come si è sviluppata in questi anni? Sì, diciamo che io ho sempre viaggiato e vissuto molto all'estero, salvo ovviamente gli ultimi mesi, per ovvi motivi. Questo perché sin da quando feci l'Erasmus, più di 20 anni fa, ho sempre avuto appunto una visione internazionale, in quanto credevo e credo che un mondo globalizzato offra sempre più possibilità professionali che vanno sfruttate, ed anche opportunità di crescita lavorativa ed umana. Così, più di 10 anni fa in particolare, ho vissuto un anno pieno negli Stati Uniti per motivi appunto di studio, e da lì sono partite tante cose nella mia vita e nella mia carriera. Avevo già aperto a circa 30 anni il mio studio legale internazionale, che come appunto lei ha detto, porto il mio nome. In questo momento vi sto appunto parlando dalla sede di Roma, e l'avevo aperto con il mio socio principale, che ormai è un fratello, l'avvocato Carlo Rombolà, e con lui ci occupavamo di piccole pratiche di compravendita immobiliare. Dopodiché ho appunto vissuto negli Stati Uniti e successivamente ho avuto la bravura e forse anche la fortuna di farmi notare per le mie capacità, e quindi ho iniziato a lavorare con gli Stati Uniti e per gli Stati Uniti. Così tanto che ho creato anche rapporti personali molto importanti con, ad esempio, l'ex ambasciatore americano a Roma, John Phillips. Sono stato anche qualificato come uno degli avvocati accreditati e riconosciuti presso l'ambasciata americana di Roma. E poi anche, infine, sono stato nominato dalla Camera di Commercio americana come rappresentante onorario della Calabria, dalla quale appunto io vengo. In questo momento di emergenza sanitaria mondiale, che rischi corre il nostro Made in Italy, visto che ha citato la Camera di Commercio, diciamo, italiana in America? Lei rappresenta la regione da cui proviene, però stiamo parlando degli interessi dei nostri imprenditori. Oppure, al contrario, quali opportunità può sfruttare il nostro Made in Italy? Sì, tradizionalmente il Made in Italy ha un enorme successo all'estero e il nostro paese è guardato con ammirazione per le sue tantissime eccellenze. In particolare, io nei miei libri ho fatto e faccio spesso riferimento alle cosiddette 3A, oppure 3F per dirla all'inglese, vale a dire arredamento, abbigliamento ed alimentari, oppure appunto furniture, fashion and food. Ora, tra l'altro non molti lo sanno, ma il Made in Italy è non solo un termine generico per riferirsi a beni e prodotti in Italia, ma bensì un vero e proprio marchio in cui l'utilizzo è disciplinato da apposite leggi e regolamenti. Quindi, per rispondere in pratica alla sua domanda, ad esempio, i tre settori di cui sopra, di cui parlavo, appunto, arredamento, abbigliamento e alimentari, dal mio punto di vista non sono mai stati tutelati abbastanza dal sistema Italia. E la ripresa dell'industria italiana post-coronavirus,
secondo me, dovrà ripartire proprio dalla tutela dei nostri prodotti principali e dal relativo export di questi prodotti. Ora, vedete, di recente gli italiani, causa Covid, hanno privilegiato proprio i prodotti made in Italy, ma li hanno privilegiati obiettivamente anche e soprattutto per ragioni logistiche, considerato che passare le frontiere negli ultimi mesi era molto complicato, non solo per le persone, ma anche forse soprattutto per le merci. E al riguardo, nel momento in cui i mercati si riapriranno completamente dal punto di vista della libertà di movimento di persone e cose, io ritengo che bisognerà puntare in primis verso i paesi asiatici, che saranno i primi ad uscire dalla crisi, e subito dopo verso tutti gli altri stati e paesi. Peraltro, sempre a proposito degli Stati Uniti e di Made in Italy, c'è una grande incognita sulla politica economica che adotterà Biden. Questo perché gli Stati Uniti ovviamente sono un mercato enorme in termini quantitativi, ma ancora non sappiamo se la piattaforma dei democratici continuerà ad ostacolare i prodotti non statunitensi secondo la logica protezionistica dell'America First, che era tanto cara a Trump, oppure aprirà una nuova impostazione favorendo l'ingresso anche dei prodotti made in Italy, ad esempio abbassando i dazi. Per essere concreti, io con il nostro studio assistevo e assisto importanti aziende calabresi, ad esempio, che hanno purtroppo interrotto il loro commercio con l'estero e in particolare con gli Stati Uniti, perché le tasse d'ingresso alle dogane erano diventate altissime. Quindi adesso vedremo invece cosa succederà, insomma. Io vorrei coinvolgere adesso Gianni Pezzano perché naturalmente ha sicuramente delle domande interessanti e comunque viene anche lui dall'altra parte dell'oceano, dell'Australia, quindi ha una grossa esperienza per quello che riguarda gli argomenti che stiamo trattando. Gianni. Certo, avvocato, lei ha origini calabresi e negli anni ha sempre operato anche a favore del suo territorio di nascita. Cosa possiamo aspettarci da queste Calabria in termini di rilancio di un Sud Italia produttivo e presente nel mondo? Per il momento purtroppo poco e niente, infatti grazie per la domanda, ma vede, per me la Calabria è croce e delizia, nel senso che io sono orgogliosamente calabrese al 100%, ma allo stato attuale, con gli occhi dello straniero, tra virgolette, vedo un territorio completamente allo sbando. Pensiamo alla vicenda ridicola che ha riguardato il commissario alla sanità o l'arresto del presidente del Consiglio della Regione, o anche il video di Muccino che vuole essere uno spot per la Calabria, ma in realtà ritrae tutto il territorio come una regione rimasta indietro di 50 anni. E probabilmente questo è vero, perché da un lato siamo chiaramente di fronte al fallimento totale della classe politica e dirigenziale calabrese, ma dall'altro lato anche si è confermato il pochissimo, scarsissimo interesse dello Stato principale riguardo alla Calabria, che rimane sempre più marginale. Con riferimento alla sua domanda, come si può uscirne? Io al riguardo leggevo alcune considerazioni del mio caro amico Santo Versace, che rappresenta, lo conosciamo tutti, un'eccellenza calabrese ammirata e stimata in tutto il mondo, il quale Santo dice che in Calabria, essenzialmente e semplicemente, è sempre e da sempre mancato lo Stato di diritto, nel senso che lo Stato italiano non ha mai fatto il suo dovere, cioè non si è preoccupato di creare le condizioni perché le persone in Calabria possano lavorare nel rispetto delle leggi come un paese civile e quindi creare lavoro e quindi l'ultima analisi creare benessere. Questo fa rabbia perché siamo una terra bellissima, ma non riusciamo più ad emergere. Ora, a livello pratico, le soluzioni sono tantissime, ma credo che ci vorrebbe un'altra puntata apposita del vostro interessante programma. In generale, molto semplicemente, io penso che questa terra riemergerà solamente se la nostra classe dirigente e politica batterà i pugni e si farà rispettare nei tavoli romani, ma soprattutto in quelli internazionali. La politica, l'economia adesso si sviluppano non certo in Calabria, ma bensì a Roma in primis, ma anche e soprattutto a Bruxelles, a Londra e Washington. Se farà questo piuttosto che coltivare i propri interessi di bottega e curare i propri orticelli, allora a quel punto forse una speranza di ripresa ci sarà. Vorrei parlare di un altro campo
che viene sottovalutato quando si tratta di sviluppare l'economia italiana e quella della cultura. L'Italia rappresenta il 70% del patrimonio culturale mondiale, però nella classifica delle mete turistiche più importanti del mondo siamo solo al 7º posto. Quali strategie da mettere in campo per trasformare la nostra cultura in industria e appoggiare il governo per poter produrre economia tramite la nostra cultura? Sì, bene, io penso che, io vivo a Roma appunto in centro, pur essendo calabrese, credo che io, come tutti quanti, in occasione di questi mesi drammatici, abbiamo capito l'importanza ovviamente della salute, ma anche l'importanza che il turismo ha per quanto riguarda il nostro paese. Il nostro paese si è reso conto che vive in grandissima parte di turismo proveniente dall'estero e la sua mancanza in questo periodo crea danni economici incalcolabili. Le strade di Roma, il centro di Roma è assolutamente deserto. Questo può influire chiaramente su grandissima parte delle attività economiche, basti pensare appunto ai ristoranti, all'hotel o anche ai negozi. Purtroppo il turismo non è mai stato realmente considerato come un asset fondamentale dai nostri governi, così come tante altre cose. Il nostro paese è un paese che necessita di riforme che aspettiamo ormai da oltre 20 anni. Il perché non siano state fatte rappresenta un discorso probabilmente molto lungo, ma è indubbio che siamo un paese, non solo la Calabria, ma l'Italia intera, ad essere indietro rispetto a tanti altri. Questo ce l'ha fatto notare anche l'Unione Europea, che addirittura ha vincolato una parte dei soldi inerenti al cosiddetto Recovery Funds all'adozione di riforme, di quelle riforme che appunto il nostro paese, secondo ormai tutti, tutta Europa, tutto il mondo, non adotta e non vuole adottare. Il turismo in primis dovrà essere uno strumento di rilancio. Il sistema Italia, a me tanto caro, perché quando io parlo di Italia mi riferisco a un sistema, nel senso che tutte le componenti sindacali, governative, dirigenziali, politiche in senso stretto devono contribuire allo sviluppo del sistema Italia. Questo sistema Italia potrà effettivamente riprendersi solo e soltanto se in questo momento di crisi coglierà le opportunità e le possibilità che sono aperte e che sono emerse da questo dramma che abbiamo tutti quanti vissuto. Il turismo in questo senso potrà essere rilanciato solamente se verrà valorizzato, e qua arriva appunto la sua domanda, il brand Italia, perché l'Italia rappresenta un brand che è fortissimo nel mondo, talmente forte che però paradossalmente noi italiani non capiamo se in fondo come e quanto valorizzarlo. Vorrei fare un commento da uno cresciuto all'estero. L'Italia l'avrà visto anche negli Stati Uniti. In effetti promuove 3 città, Roma, Firenze e Venezia. E le altre città d'arte vengono ignorate in tutti e due i sensi della parola. Io abito nella regione Emilia-Romagna che ha, entro 2 ore di macchina dove abito io, 30 siti UNESCO, Patrimonio Mondiale della Cultura. Quante persone adesso veramente sanno questo? Penso pochissimi, ma lei ha ragione. Purtroppo in Italia c'è anche molto campanilismo che blocca tante iniziative, perché c'è purtroppo rivalità. Del resto il nostro paese è un paese relativamente giovane, solamente poco più di 150 anni, e le diverse fazioni spesso si contrastano invece di fare fronte comune per rilanciare il nostro paese. L'auspicio, penso che anche la dottoressa sarà d'accordo con noi, è quello di ripeto, trarre i giusti insegnamenti da questa che è stata una crisi economica mondiale paragonabile sicuramente a una guerra. Sì, avvocato, è quello che noi cerchiamo di fare ormai da qualche anno con il giornale Daily Cases, che anche grazie a Gianni Pezzano, quindi proprio per andare incontro a quei 95 milioni di italiani all'estero che sappiamo essere in giro per il mondo. E anche con l'altra versione cartacea che noi facciamo 4 volte l'anno, che è il magazine The Italian Way. E quindi sono tutti strumenti, ecco, noi facciamo il nostro lavoro, la comunicazione. Naturalmente, lei guarda gli aspetti legali e in effetti bisognerebbe pensare a un team di persone che si preoccupa di promuovere il brand d'Italia, la cultura italiana, la lingua italiana all'estero e a partire dalla conoscenza della lingua italiana anche tutto quello che poi ne deriva, perché i nostri piccoli centri, i nostri piccoli borghi sono stupendi tanto quanto Roma. Quindi
andrei velocemente perché sennò sforiamo nel tempo che abbiamo. Allora, analisti autorevoli indicano 2021 come anno di grande apertura e sviluppo del mercato italiano all'estero. Cosa ne pensa lei, tenuto conto appunto del ruolo che ricopre nella Camera di Commercio italiana negli Stati Uniti? Sì, io dissi in tempi non sospetti, quindi a fine aprile, purtroppo il dramma era già da poco incominciato, che quando tutto questo sarebbe finito, perché prima o poi finirà, ci sarebbe stato un grandissimo boom economico. Questo perché, lo insegna la storia, dopo grandi periodi di crisi, come ad esempio una guerra, come ho detto prima, qua siamo in guerra, gli indici economici sempre rimbalzano in alto. Ad esempio, i prezzi delle case aumentano, i prodotti vengono esportati di più e tanto altro. Quindi bisognerà farsi trovare pronti. Ora, il dato di fatto purtroppo inconfutabile è che l'Italia non è più una potenza economica da molti anni e non lo è per molte ragioni. Come abbiamo detto prima, è un paese che ha bisogno di riforme, lo dice l'Unione Europea. I problemi li conosciamo. Abbiamo un enorme debito pubblico, una distanza grandissima che separa nord e sud e scarsi investimenti pubblici nella ricerca. Il coronavirus ha amplificato tutti questi problemi e ha messo in ginocchio moltissime famiglie, moltissimi imprenditori italiani. Quindi, per venire alla sua domanda, per aiutare il Made in Italy non c'è tempo da perdere. Dal mio punto di vista, molto brevemente, il Made in Italy si aiuta anche e soprattutto diffondendo una cultura della internazionalizzazione, vale a dire che il Made in Italy si valorizza specialmente ovviamente all'estero, dove è meno conosciuto, e lo si potrà fare solamente se verranno incentivati e aiutati anche economicamente e a livello logistico tutti gli imprenditori italiani che vorranno finalmente, grazie e a causa del coronavirus, esportare i propri prodotti anche all'estero. Che vede, e chiudo, fare Made in Italy in Italia è troppo facile, bisognerà fare specialmente all'estero, laddove in alcuni paesi farlo non vorrà dire necessariamente esternalizzarsi, ma semplicemente delocalizzare le proprie attività e quindi sfruttare eventualmente nuove opportunità commerciali. Bene, allora noi adesso terminiamo e naturalmente, avvocato, io le chiedo così per il prossimo futuro di darci ancora una mano d'aiuto a capire i meccanismi, insomma, di cui lei è esperto. Approfitto di un secondo per salutare la nostra regia perché è veramente un giovane molto in gamba. Ciao Lorenzo, fatti vedere un secondo, faccio un saluto. Salve, salve, buonasera. Eccolo. Grazie, avvocato Zagami, per il suo aiuto prezioso. Grazie, Gianni Grazie Pezzano. Per oggi salutiamo tutti quelli che ci seguono e alla prossima.